Madonna mia. Ah, no, non capisci. Io non capisco, no, io non sei tu che non sei maturo, no? Io li sporco, no, no, no. Li sporco per farli comprare e acquistare, per aiutare certo. il mercato. Bravo! Certo, certo, certo. Questo di chi è, scusami? Un'altra marchetta? Di chi è? Di Erasmo? No, questa è Willspark. Ma la me la Erasmo. Con la Littizzetto, giusto? Ma no, Luciana, Luciana poi si chiama, ignorante. Ma che cazzo vuoi che ricapisce? Ragazzi, attenzione, ho trovato una soluzione alla vita da pezzente di Luca Alba, ragazzi. La morte! Allora, in Svizzera per testare farmaci. Allora, da due giorni praticamente è uscita questa notizia. Praticamente ti pagano 1000 franchi per andare in una clinica in Svizzera a testare dei farmaci abbastanza pericolosi. Però 1000 franchi, ragazzi. Sì, Marco, con la fortuna che io mi mandano 1000 persone che si chiamano Franco. Ok? E io non voglio. Quanti sono 1000 franchi? Quasi 1000 euro. Vabbè, 500 euro al giorno. 1000 euro? Dai, pensa che la notizia dice che sono quasi tutti i lombardi, 200 nominativi, che figurano in questo registro, conservati in una stanza dell'ufficio del farmacista cantonale a Mendrisio. Allora, e italiani che sono andati là a testare dei farmaci, addirittura qualcuno ha preso anche 3000 euro per due giorni. Il problema, Marco, è che non riescono a mantenere l'anonimato. È vero. Perché a Como si è creata questa fila di macchine con dentro gente con le braccia in fronte. Vedi passare persone con 7 occhi. Lei è stato per caso all'azienda farmaceutica? Io no, assolutamente. Allora, stanno testando dei farmaci per diventare calabrese. No, perché no, così non entri più in Svizzera, capito? Ma non è vero. Per rinforzare le fronte. Dai, allora, fin dove riusciresti ad arrivare tu di farmacologia? Dai. Per 1000 euro. Cioè, la menomazione. Supposte con le unghie. Cioè, fin dove riusciresti a farti menomare per 1000 euro? Dai. No, facciamo 3000, dai. 3000. Due giorni. 3000. Aspetta, una menomazione momentanea, una settimana. Ah, va bene, momentanea. Cioè, un farmaco. Una settimana? Una settimana, un farmaco che ti crea cosa per una settimana? La voglia di fare la cacca, ma non riesci. Hai sempre lo stimolo di fare la cacca, ma non lo riesci. Come si chiama stipsi? Che cazzo vuol dire? Adesso io lo farei. Poi tipo, avresti il cazzo in faccia. Insomma, perdita dei denti davanti. No, però no, senza denti, ma con cazzo in faccia per una settimana. Ma no, ma no. Come no? Mi no, stai scherzando? Che... cazzo in faccia, devo mettermi. Aspetta, aspetta, due narici sul glande. Cazzo, un naso, minchia, spai. Un occhio, un occhietto alla. Aspetta, un paio di piedi della misura 46 che ti penzolano sotto i coglioni. Mi sembra che ti sei sì, che ti sembra che sei seduto su un nano. Bellissimo. Oh, che bello. Scusa, non ti vorresti mettere quattro braccia che ti spuntano da davanti che salutano continuamente? La roba. Ciao, oh, Luca, 3000, sì. Decidi. 3000, sì. Cosa? Quale? Quale? Il quale, 46 però? Sui coglioni. Okay. Il nano in culo. Sì, sì, quello. Adesso chiamiamo in Svizzera oggi pomeriggio e proponiamo per 3000 euro di farsi applicare due piedi del 46 sotto i coglioni. Ma con la fortuna che ho io saranno solo i piedi di Michael Jordan, un bel 58, una cibalgina che ti fa somigliare a Claudio Lippi. No, per 23 ore. Dai, 23 ore da Lippi te li sparerei. Ma va, ragazzi, secondo me qualcosa gli hanno somministrato a Santina, perché siamo riusciti finalmente, dopo cosa sono, 6 anni che ormai sta vecchia in onda. Siamo riusciti a effettuarle un bellissimo test di personalità, ovvero lei che parla con se stessa e si manda a fanculo. Andiamo, rossa, sentiamolo, vai. Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità. Di personalità. Per eseguire un test di personalità bisogna chiamare la vittima e sottoporla ad uno scherzo, registrare la sua voce, poi richiamarla e farla parlare con se stessa. Si riconoscerà? Pronto? Pronto, le devo parlare di Aldo Balso, per favore, mio marito? Le devo parlare d'urgenza? Come? Le devo parlare urgente. Pronto? Sì, è sempre pronto. Sei imbecille, sei imbriaco. Passa Aldo Balso, per favore. Ma chi parla? Io sono la moglie, Santina. Sei sorda o sei deficiente? O sei una putana? No! C'è Aldo Basso? Sì, Aldo Basso, per favore. Ho da parlargli. Pronto? Pronto? Gli chiedo per favore. Sì, gli chiedo per favore. E parla in italiano, come parlo io. E non parlare inglese, oppure in francese. Lo dico io anche io, porco. Lo dico io, porco.
Pronto? Insomma, smettila. Passa Aldo Basso, per favore. Sì, porco, dico io. Pronto? 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 Pronto, chi sei? Aia, aia, aia. Porco. Sei porco, sei. Porco. No. Come porco? Sei Luca? Porco. Sei Antonio? Sei l'amico di Aldo Basso? Aldo Basso? Sì, Aldo Basso, mio marito. Se mi passate quello, buona, e se no io non vi ascolto più. Perché sono stufa di sentire offendere. Anche a me. Sono stufa di sentire offendere. Brava, giusto, hai ragione, fai bene così. E prendermi in giro. Di prendermi in giro, brava. Fai bene dire così. Sono stufa di sentire me. Dire su. Giusto? Pronto? Giusto? Giusto. Io non ti ascolto più. E se no sei una scema. Meglio. E tu sarai un ignorante allora. Se io sono una scema. È meglio che vai in malincomio. È meglio che ci vai tu in malincomio. Parla meglio. Parla meglio, sì, è meglio. E io butto giù e bella finita che ho da fare. No, buon tempo. Non sei capace di parlare in italiano? E è ora che la finisci da offendere la gente. Sì, io offendo quanto mi pare e piace. In casa mia faccio quel cazzo che voglio. Brava. E non c'è nessuno che mi paga l'affitto. Non me lo paghi nemmeno tu. E nemmeno il mangiare. E nemmeno la luce, l'acqua, il gas. Me lo pago io. L'uomara. E finiscila da parlare. Perché siamo i carabinieri stavolta. Sì. E ora che la smettete. Porco cane e porca la vacca del tuo mare. Io non parlo più con nessuno. Io parlo voglio parlare solo con Aldo Basso, mio marito. Mi fa se me lo portate, Aldo Basso, me, per favore, mio marito. Io non vi do più retta. Va a farti benedire. Deficiente. Va a farti benedire. La vacca del tuo mare. Se non sei capace di farti benedire, va dal prete. Vacci tu dal prete, che è ora. Hai capito? Non si conosce. Deficiente dell'uomara. Sì. La vacca del tuo mare, puttana troia, quella che va a cagaocchia. Martino buona e bene. Perché si parli bene e buona, e se no io non ti do ascolto. Brava. Così già si fa. Così. È ora che la finisci da offendere la gente. Bravissima. È ora che smetti di offendere la gente. Neanche ascolto. E neanche non ti ascolto. Bravissima. È meglio che vai in malinconia. Fa apposta. Per non farsi sentire. Se parlate un po' in italiano si capisce qualcosa. Parla pure quando sei stufa pettili. E se no sei una scema. E io non ti ascolto. No. Cosa? No. Ok. Tanto buttoso. No. Non è possibile. Questo è viaggio nella follia, ragazzi. Non è possibile, non è possibile. Siamo oltre il test di personalità. Questa parlava con una terza voce che c'era, non so. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Portata a casa. Ci risentiamo domani dalle 2 alle 4, grazie al numero uno del mondo, ragazzi, il tecnico regista più grande, bravo, più bravo, Pippo! Con 26 braccia, bravo! DJ Pippo Palmieri! Ci domani, ciao, grazie! Grazie a DJ Spine, ovunque lui sia, quel figlio di puttane. No. Grazie alla Poppy Poppy, ciao amore. Ciao domani. Grazie ad Alan Caligiuri, Marco Dona, Petosauro, grazie a Herbert Ballerina, Macio Capatonda, Ivo Muori, figlio di Troie. Grazie ovviamente, grazie una parola grossa, se non monti una scenetta per domani io t'ammazzo di botte, bastardo maledetto infame. Luca Alba! Sei cicci. Sì. 6CC è praticamente quello che ti faccio somministrare da un dottore. Ti attacco l'ebola, bastardo. La lebbra, figlio di una cagna. Grazie a Fabio Alisei. Il più bello del mondo, signori. Mr. Paolo Noyes. E Mr. Marco Mazzoli. Il genio. Grazie alla cumpa di Vieturati e soprattutto all'unica grande famiglia che abbiamo sulla pagina di Facebook, lo Jogi 105. Ci dice ciao, Giovanni. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ci siamo!